ce la fa più e piange. Ma tu però, che vuoi da me? Per prima cosa vorrei chiederti come stai oggi. Un altro silenzio sordo, poi esclamò. Ringrazio Dio perché sono in una terra di preghiera e del paese della Bibbia. Ma in Africa non c'era Dio, gli chiesi. Si lasciò cadere la testa tra le mani e dagli occhi sgorgarono altre lacrime. Alla vista del suo volto conciato, provai molta vergogna per essere venuto a tormentare un uomo prigioniero in una terra straniera. Lui indovinò i miei pensieri e disse: scusa se piango, ma appena sento quel nome non mi posso trattenere. Oh, povero me, non rivedrò più la mia figlia. Un altro lungo silenzio. Poi: ma senti un po', perché mi ha chiesto se in Africa c'era Dio? Beh, perché hai detto che ringraziavi Dio di essere in una terra di preghiera e nel paese della Bibbia. Ah, già. Vedi, in Africa non abbiamo sempre saputo che c'era Dio. Si chiama Allah. Però noi Africans non possiamo leggere la Bibbia e così non lo sapevamo che Dio aveva un figlio. Mica siamo ignoranti. È solo che non lo sapevamo. E nessuno ci aveva detto che Adamo aveva mangiato la mela. E neppure sapevamo che i 7 sigilli erano sigilli contro di noi. I nostri genitori non ce l'hanno detto. E non ci hanno detto niente dell'inizio, dei primi giorni. Eh già, proprio così, non lo sapevamo. Ma che, sei venuto a chiedermi questo? Esitai. Beh, sì, ti volevo chiedere questo, ma anche tante altre cose. Vorrei sapere chi sei e come mai sei diventato uno schiavo, e da quale parte dell'Africa vieni, e come vivevi quando eri schiavo, e come hai vissuto da un uomo libero. Chinò il capo ancora una volta per qualche minuto. Dopo che aveva risollevato il suo viso umido di pianto, sussurrò: Gesù mio, ti ringrazio. È venuto qualcuno che vuole sapere chi è quel Joe. E a me va proprio tanto di dire a qualcuno chi sono. Così magari un giorno quello lì va nella terra dell'Africa e fa il mio nome. E allora qualcuno che sta lì mi dice: sì, io questo lo conosco. Devi dirlo a tutti, ovunque vai, quello che dice quel Joe. E come ho fatto a venire nella terra, come ho fatto a venire nella terra dell'America nel 1859. E che non ho più visto la mia famiglia. Io non so parlare bene, ma ti dirò tutto parola per parola, così per te non è troppo complicato. Il mio nome non è Gojo Lewis, è Possuola. Quando sono venuto nella terra dell'America, il signor Jim Mehard ha provato a dire il mio nome, ma siccome era troppo lungo, io gli ho chiesto: senti, io sono una cosa tua. Lui ha detto: sì. E così io ho detto: allora chiamami Gojo, è uguale. Nella terra della Fichi, però, mamma mi ha chiamato Possuola. La mia famiglia, sai, non metteva lavoro sulla porta. Se accanto alla porta c'è il lavoro degli elefanti, allora significa che lì c'è un re, un sovrano, capisci? Mio padre e anche suo padre non comandavano nessuno. E i vecchi che c'erano 200 anni prima della mia nascita non hanno mai detto che il padre, cioè il primo antenato, comandava qualcuno. Insomma, la mia famiglia dalla figlia non era ricca. Questa è la verità. Non mi metto mica a dire che i miei parenti sono ricchi e che hanno sangue reale, perché se tu puoi, vai nella terra della Fichi e lo chiede alla gente, quelli ti dicono: ma perché laggiù nella terra dell'America e Possuola se ne va in giro a dire che la sua famiglia è ricca? Per cui ti dirò come stanno le cose, è giusto così, no? Devi sapere che il padre di mio padre era un ufficiale del re, non viveva nel recinto insieme a noi, ma dove stava il re? Lì ci andava pure lui, capisci? Il re gli dava tanta terra e così lui aveva tante mucche, capre e pecore. Forse dopo un po' poteva diventare un piccolo capo, non lo so. Però è morto quando io ero bambino. Quello che poteva diventare dopo, quello non lo so. Mio nonno era un uomo importante. Ti racconto che faceva. Temevo che Cugio partisse per la tangente, per cui lo interrompo. Questo altro. Io però vorrei sapere delle cose su di te e su come era la tua vita in Africa. Mi lanciò uno sguardo sprezzante di commiserazione e poi mi chiese: ma tu l'hai mai vista una casa in cui comanda un topolino? Nella terra della Fichi non si può raccontare la storia del figlio prima della storia del padre, per cui io non posso parlare dell'uomo che è mio padre e te finché non ti ho detto chi è stato il padre di lui e te, cioè nonno. Hai capito? Mio nonno, sentimi bene, aveva un recinto grande, aveva tanti mogli e tanti figli. La sua casa era al centro del recinto. Nella terra dell'Africa la casa del marito sta sempre al centro e le case delle mogli stanno tutte attorno alla casa del marito. Non ci ha mica pensato lui a sposarsi con così tante donne, ma che? Nella terra dell'Africa è la moglie che va a cercare un'altra moglie per il marito. Grazie. Allora, come vi ho detto,
Questa è una voce maschile, perché si tratta di questo schiavo liberato, ma è narrato da una scrittrice che lo raccoglie diversi anni dopo. Invece vorrei passare, io tra l'altro, scusate, pensando appunto di avere più studenti, avevo anche messo alcuni insomma dati e altre cose, ma adesso sorvoliamo, però magari insomma solo un attimo, l'abolizione della tratta, che è una cosa che non abbiamo detto prima, un altro anniversario che si è da poco celebrato e su cui anche ho lavorato, ma su cui adesso non ci soffermiamo più di tanto, è il 1807 nel mondo anglosassone. In realtà i primi ad abolire ufficialmente, il primo regno europeo ad abolire ufficialmente la schiavitù è la Danimarca nel 1802, ma in realtà la Danimarca, il regno di Danimarca e Norvegia non erano poi così tanto interessati dalla schiavitù, perché la schiavitù interessava principalmente le grandi potenze coloniali, quindi Inghilterra, Francia, Portogallo, eccetera. Quindi quello che si fa risalire al primo trattato, lo Slave Trade Act del 1807, 25 marzo 1807, è quello britannico. Quindi solitamente le celebrazioni, appunto un altro avvenimento, un altro ricorrenza su cui abbiamo lavorato, nel 2007 ci sono celebrati i 200 anni di questo Slave Trade Act, e vi farò vedere che sono stati fatti, se ci arriviamo, anche dei musei sulla schiavitù, e alcuni di questi, ad esempio quello di Liverpool, è stato inaugurato proprio nel 2007. Quindi un altro insomma un input che vi voglio dare, oltre a accedere direttamente a queste narrative, ci sono anche degli importanti musei attivi, anzi appena inaugurati, sulla schiavitù, con tutto un percorso, però insomma poi quello magari lo vedremo, se avete curiosità lo approfondiremo. E poi per tutto l'Ottocento appunto la schiavitù viene ufficialmente abolita in altri paesi, quindi seguono i Paesi Bassi nel 14, la Svezia nel 15, la Francia sempre nel 15, Portogallo nel 30. Quello che succede negli Stati Uniti invece è sorprendente, perché negli Stati Uniti nel 1800 il numero degli schiavi aumenta di 4 volte, cioè nel 1815 c'erano 1 milione di schiavi e nel 1860 ce n'erano 4 milioni, mentre tutti i paesi europei stavano abolendo ufficialmente la schiavitù. E potete immaginare perché, perché l'abbiamo già detto, l'abbiamo già visto, perché gli stati del sud si basavano sull'economia di piantagione, quindi la schiavitù era sostanzialmente la linfa vitale dell'economia di piantagione degli Stati Uniti, e questo porterà poi alla guerra civile, ma ci arriviamo tra un attimo. Un'altra, scusate prima, scusami, ero non sbagliato io, perché io vi avevo detto che avrei letto prima questo, ma ho invertito in corsa. Un'altra narrativa quindi che vi voglio un attimo far ascoltare, ma essendo in inglese vi faccio solo un attimo sentire il feeling, diciamo, perché ovviamente non sono stata a tradurla, anche perché non avrebbe poi avuto senso, è quella che viene scritta invece di suo pugno da uno schiavo liberato, che è uno poi nel mondo anglosassone tra i più conosciuti, che è Olaude Piano. Questo Olaude Piano è nigeriano, è nato ad Essaca, ma ovviamente quando lui nacque nel 1745 non esisteva la Nigeria, quindi Essaca si trova nell'attuale Nigeria, e lui nasce nel 1745, viene catturato, segue proprio le rotte del commercio atlantico su una nave negriera e arriva negli Stati Uniti, viene acquistato da un commerciante di Filadelfia e si distingue, diciamo, per il suo acume. Questo commerciante gli impartisce una basica educazione, perché lo, diciamo, elegge come suo aiutante nel commercio degli schiavi, quindi lui stesso si occupa della compravendita dei nuovi schiavi, però l'educazione ricevuta è, quindi il fatto di avere accesso alla scrittura gli permette pian piano di affrancarsi, quindi si trasferisce a Londra, dove aderisce ai movimenti abolizionisti, perché era appunto il periodo del fine Settecento. L'abolizione della schiavitù in realtà nel resto, nei paesi europei avviene soprattutto per principi, diciamo, morali e filosofici, non tanto per principi religiosi, anche se poi l'arrivo della religione cattolica aiuterà l'abolizione anche nelle colonie africane. E quindi è interessante, perché lui nel 1797 pubblica, questa è una sorta di pamphlet, che lui chiama, innanzitutto lo vedete, tutto vestito da baronetto inglese, e poi lui pubblica questa che si chiama, lui stesso la definisce, The Interesting Narrative, quindi lui vuole narrare con la sua voce, perché per
appunto abbiamo detto di prendere la voce di narrare, Narrative of the Life of Laude Piano or Gustavus Vassa di Africa, written by himself. Quindi è, diciamo, il primo che viene riconosciuto a narrare con la sua voce e con la sua penna della sua esperienza. Non è considerata una narrazione, diciamo, letteraria, anche se poi sui, anche qui ci sarebbe da fare tutto un distinguo, perché lo vedete all'inizio è proprio una sorta di trascrizione diaristica di quello che lui fa. Quindi vedete la prima parte, l'autore arriva in Martinica, incontra le difficoltà, eccetera, eccetera. Quindi è proprio una sorta di narrazione diaristica. Però così vi volevo dare un senso di questa scrittura. Aaron ci leggerà solo la parte in inglese che io vi lascio, ma solo per ascoltare un po'. I thus took a final leave to Georgia. The treatment I had received in it disgusted me very much against the place, and when I left it and sailed for Martinique, I determined never more to revisit it. My new captain conduced his vessel safer than my former one, and, after an agreeable voyage, we got safe to our intended port. While I was on this island, I went about a good deal, and found it very pleasant. In particular, I admired the town of Saint-Pierre, which is the principal one in the island, and built more like an European town than any I had seen in the Western Indies. In general, also, they were better treated, had more holidays, and looked better than those in the English islands. Vogliono preservare, insomma, la loro forza lavoro. E già vi ho detto di questo passaggio da 1 a 4 milioni di schiavi nel corso dell'Ottocento. Lo scontro aperto avviene, scoppia nel 1861, quando viene eletto Abraham Lincoln, viene eletto presidente, appunto, abolisce ufficialmente, nominalmente la schiavitù, e quindi nasce questo scontro aperto tra nordisti e sudisti, che si conclude nel 65. Con l'abolizione ufficiale della schiavitù, anche se poi, insomma, diciamo che ci sarà una coda poi per lungo tempo, però ufficialmente negli Stati Uniti la schiavitù viene abolita nel 1865. Quando vi ho detto prima dello Slave Trade Act che aboliva la schiavitù nel 1807, attenzione, non è prima di tutto, non è che venne applicata immediatamente. L'applicazione, la prima colonia che applicò questo Slave Trade Act fu Trinidad nel 1838, ma poi questo atto vietava il commercio transatlantico, ma non vietava la vendita interna. Quindi per tutto poi l'Ottocento, anche negli Stati Uniti, non era illegale la vendita, il possesso, la detenzione, la vendita interna di schiavi, e quindi insomma così. Ora io vado un po' avanti, poi anzi Valeria fammi anche cenno su quanto tempo abbiamo, però insomma vado un pochino avanti. E come vi ho detto ci sono tante altre narrative, alcune anche molto note, questa sicuramente è una delle più note, Radici, scritta da Alex Haley nel 1976. Quindi su questa mi soffermo di meno perché è più nota, e Alex Haley è un afroamericano che ripercorre la storia della sua famiglia indietro di 7 generazioni fino ad arrivare a questo antenato diventato schiavo. E insomma ci sono degli studi negli Stati Uniti che dicono che la maggior parte della popolazione attuale statunitense, sia che sia bianca, sia che sia nera o che sia mista, potrebbe risalire ad almeno un antenato schiavo. Ecco perché, anche vi dicevo prima, di tutto questo anche business, dei tour, delle radici che vengono fatti verso, verso l'Africa. Però appunto solo per farvi vedere che questo Puntachinte, che è questo personaggio di questo schiavo che viene stato catturato in Gambia a metà del 1700 e poi arriva negli Stati Uniti in 7 generazioni, conduce... Non avevo acceso.
In sette, sentivate lo stesso, visto questo che era rosso, in sette generazioni conduce fino alla famiglia dell'autore stesso e diciamo che è diventata una delle narrative più note negli Stati Uniti e anche a livello internazionale. Ne sono state fatte subito delle serie TV, anche qui il materiale veramente sarebbe infinito, però anche su YouTube è molto facile, quindi basta digitare Punta Quinte e si trovano insomma dei piccoli spezzoni sia delle prime due serie. Le prime serie sono state fatte subito, quindi una nel 1977 e una nel 1979 e poi la più recente è stata fatta nel 2016 e anche in Italia è arrivata, adesso questo per andare dall'alto al basso, in Italia ad esempio Daniele Silvestri ha fatto una canzone che si chiama Punta Quinte e anche questa insomma non l'ascoltiamo, ma solo per dirvi di quanto appunto Punta Quinte sia diventato nell'immaginario insomma il rappresentante dello schiavo indomito, quindi su questo vado avanti. Invece quella che vorrei adesso presentare sempre per bocca di Aaron è una delle insomma grandi voci. Solitamente viene distinta come della narrativa afroamericana, io direi della narrativa mondiale, anche perché poi ha vinto il premio Nobel, quindi insomma adesso non voglio sbagliare l'anno, nel 93 credo che abbia vinto il premio Nobel per la letteratura. E Toni Morrison, appunto anche lei afroamericana, si è occupata di schiavitù in questi due romanzi, che adesso vi accenno brevemente, anche se poi invece sapete che si è occupata diffusamente della questione, soprattutto della questione femminile. E il testo da cui vi voglio leggere, poi ve lo farò vedere, ma ce l'avete anche qui, ovviamente è stato tradotto e ritradotto molte volte. Questa è una delle ultimissime edizioni, io ce l'ho solo perché non ce l'avevo prima in italiano, quindi insomma è una delle ultime pubblicazioni che sono state fatte insieme ad uno e sono le sue due opere in cui lei appunto affronta il tema della schiavitù. Qui siamo a cavallo della guerra civile, invece nel Dono siamo alla fine del 600. Nel Dono racconta di questa giovane ragazza che viene donata da sua madre a un proprietario del nord perché sua madre pensa che nel nord potrebbe avere migliori condizioni di vita. Qui invece in Amatissima, di là in inglese ve l'ho lasciato perché ha questa bella copertina con il cotone, lo vedete, e in Vilard è nata di questa ex schiava Seth che riesce a scappare, quindi che cerca la libertà verso nord e purtroppo insomma vi devo dire la trama perché è fondamentale nella comprensione, ma nel testo si capisce molto avanti qual è la sua colpa e qual è la lotta che la macchia, però insomma in questa casa infestata da fantasmi aleggiano questi vari fantasmi, tra cui aleggia il fantasma della figlia che lei ha ucciso per risparmiarle la schiavitù che lei stessa aveva sperimentato, quindi insomma è un testo anche molto pesante e impegnativo. E tra l'altro lei nel 2012, la Toni Morrison, è morta quest'anno, non so se vi ricordate, ma è morta il 5 agosto del 2019 e ha ottenuto diverse onorificenze proprio per questo testo, aveva ottenuto il test dell'87 e lei nell'88 aveva ottenuto il premio Pulitzer per la narrativa. Poi invece nel 93, mi pare, sì, nel 93 ha ottenuto il premio Nobel. E nel 2012 è stata insignita della Presidential Medal for of Freedom da Barack Obama, quindi per i suoi meriti letterari, ma insomma che sconfinano oltre il letterario. Io solitamente, insomma, in altre trattazioni, insomma, anche sul tema della libertà, diciamo che la... mi viene solo la parola utilizziamo, non voglio usare la parola utilizziamo, però la annoveriamo tra le grandi insomma eroine, al pari ad esempio di Nelson Mandela, quindi un altro testo di cui ovviamente qui non parlo perché ci porterebbe fuori strada, ma è la Long Walk to Freedom di Nelson Mandela. E di questo faccio leggere da Aaron l'incipit, quindi l'inizio, insomma la parte iniziale di Amatissima. 124 era carico di rancore, carico dal veleno della bambina. Le donne lo sapevano, e così anche i bambini. Per anni ognuno aveva cercato a modo suo di sopportare il rancore di quella casa, ma nel 1873 le uniche vittime rimaste erano Seth e la sua figlia Delbert.
La nonna di Sats era morta e i due ragazzi, Howard e Butler, erano scappati via a 13 anni. Non appena, al solo guardarsi nello specchio, questo si era frantumato, insegnando a Butler. Non appena erano apparsi sulla porta le due minuscole impronte di una manina, insegnando a Howard. Nessuno dei due aveva aspettato di vedere altro. L'ennesima pignata ricolma di ceci fumanti, rovesciate sopra il vento, le gallette in briciole sparpagliate a terra lungo una linea parallela all'uscio di casa. Ne avevano atteso uno dei soliti periodi di calma, le settimane, i mesi persino, in cui niente veniva a turbare la vita. No, erano svanite entrambi all'improvviso, nel momento stesso in cui la casa si era resa colpevole di ciò che ognuno di loro riteneva l'unico insulto da non potersi sopportare o vedere una seconda volta. Se ne erano andati nel giro di due mesi, nel cuore dell'inferno, abbandonando la nonna degli Sanz, la madre Seth e la sorellina Deborah, nella casa bianca e grigia di Bluestone Road. Questa, allora, non recava un numero civico, poiché i cecinnati non arrivavano ancora fin laggiù. In verità erano solo 70 anni che l'Ohio si era proclamato Stato, allorché i due fratelli, prima l'uno e poi l'altro, dopo aver infilato l'batta della trapunta nel cappello a mo' di bottitura e aver appuntato le scarpe, si erano allontanati furtivamente da quella casa che nutriva un vivo rancore nei loro confronti. Lady Sass non alzò neppure il capo quando le sentì andare via, era a letto, malata, ma non fu quella la ragione per cui si era rimasta sdraiata immobile. Già la stupiva il fatto che i suoi nipoti ci avessero messo tanto a rendersi conto che non tutte le case erano come quella di Bluestone Road, sospesa tra la malvagità della vita e la cattiveria dei morti. Per lei era indifferente se vivere o passare a miglior vita. Figurarsi se interessavano due ragazzi che se la stavano svegliando per la paura. Il suo passato era come il suo presente, insopportabile, e poiché già sapeva che la morte tutto poteva essere fuorché oblio, aveva deciso di usare le poche energie che le restavano per meditare sui colori. Porta dentro della lavanda, se c'è, se no, del rosa. E pur di accontentarla, Seth si sarebbe servita di qualsiasi cosa, dalla stoffa alla propria lingua. Se uno aveva la smania per i colori, l'inverno dell'Ohio poteva risultare particolarmente duro. Il cielo forniva l'unico contrasto possibile e pensare di poter contare sull'orizzonte di Cincinnati come fonte di svago principale per la propria esistenza era davvero temerario. Così Seth e la piccola Denver facevano tutto quello che potevano e tutto quello che la casa permetteva. Combattevano frettolose battaglie contro il comportamento indegno di quel posto, contro i vasi da notte vesciati, le pacche sul di dietro, le folate improvvise di aria acre, poiché per loro l'origine di un comportamento tanto decente era chiara come la luce del sole. Lady Sass morì poco dopo la partenza dei fratelli, senza interesse alcuno nello stabilire se a prendere il commiato fosse stata lei o fossero stati loro. Subito dopo, Seth e Denver avevano deciso di porre termine a quelle persecuzioni, evocando lo spirito che le metteva a dura prova. Pensavano che forse un po' di conversazione, uno scambio di vedute, alla fine potesse rivelarsi utile. Unirono quindi le mani dicendo: «Dai, fatti avanti».